Ciao ragazzacci e ragazzacce, benvenuti o bentornati nel mio canale, io sono NetRider e questo è NetRider Garage. Oggi farò un video un po' strano, un po' diverso, non lo so, che sarà un Q&A. Ma un Q&A dice è una cosa normale, ma questo è un Q&A al contrario, cioè sono io che faccio le domande a voi, perché voglio conoscervi, visto che seguite il mio canale, adesso che siamo ancora pochini, voglio sapere qual è il mio pubblico. Quindi ci vediamo in strada e la prima domanda, la più importante al quale daremo la risposta solo alla fine, è: si può in una domenica di marzo, anche uggiosa, fare il giro del lago in tranquillità? Scopriremo solo alla fine. Ogni tanto mi fermo, faccio una domanda a voi e rispondo anch'io. Facciamo questa domenica in tranquillità. Siamo appena usciti da Tuscolano Materno e c'è un bel traffico. Ovviamente non si mettono mai un po' più distanti per facilitare il passaggio delle moto, non sia mai che facilitiamo. Ma che sia matto, no, in mezzo alle palle. Qua c'era il semaforo, quindi forse possiamo ancora sperare in poco traffico. Con sta storia almeno ci abbiamo un po' di strada aperta. Il baldo che si vede appena. Si vede un po' il Monte Baldo. Eccoci qua a Garniano e facciamo la prima domanda: che moto avete e se non l'avete, che moto vi volete comprare? Per me la risposta è facile, già la sapete: una Z900 RS Caffè e una Z750-05, che purtroppo è ferma perché non riesco a trovare un serbatoio da poterci mettere. L'idea sarebbe quella di metterla per pista, è una pista diciamo non grande, però ecco, non trovo il serbatoio, quindi rispondetemi nei commenti. E tra l'altro, se sapete dove trovare un serbatoio per una Z750, fatemelo sapere. Ci vediamo per strada. Qua c'è lo svincolo per Campione del Garda, che deve essere un posto spettacolare perché è proprio lì di fronte al Baldo e credo che sia anche un posto insomma poco frequentato, penso. Andiamo a vedere. Guarda come arriva all'improvviso questa curva, cioè fatta apposta per non far arrivare nessuno a Campione. Andiamo a scoprire cosa c'è a Campione del Garda. Secondo voi con la tuta quanto riesco a nuotare nell'acqua gelida? Scrivetelo nei commenti. Eccoci, la prossima domanda ve la faccio da qui, da Campione del Garda, ed è questa: che tipo di motociclisti siete? Io sono un motociclista sia da sparo che da viaggio. Vorrei diventare un motociclista anche di enduro e da pista. Voi, invece, fatemelo sapere nei commenti. E qui è famoso perché fanno un sacco di windsurf, kitesurf e tutto ciò che finisce con surf. Lasciamo Campione del Garda e proseguiamo. Ecco perché non mi piace la passeggiata del limone, perché arrivano gli stronzi come noi con la moto che fanno solo bordello, e questa è la marmitta originale, figurate. Facciamo benzina perché ho vista anche a 2 euro, quindi a questo punto io la faccio qui. Oh, ragazzi, io
Non mi sono portato il portafoglio. Mi sono scordato il portafoglio, ragazzi. Cazzo, beh. E quindi niente. Facciamo un benzina coi buoni. Per forza. Per forza. E quindi mi mangerò sto cazzo. Tanto si ora approvato. Bene. Quindi almeno a casa ci ritorniamo. Pensa se manco questo c'avevo. Fortuna che prima di uscire mi sono mangiato la banana. Se no rimanevo pure sfinito. Sfinito in qualche angolo buio. Morte in diretta. No, in diretta no. Quindi qualcuno avrebbe dovuto montare il video. Si arriva la prossima domanda. Che età avete? Io ho 45 anni, però mi rifiuto di invecchiarmi. Voi? Una domanda che assolutamente non c'entra niente. Voi fate windsurf? A me piacerebbe provare. In realtà a me piacerebbe provare tutto. Però certo no d'inverno, che sai che cazzo di freddo che fa dentro con l'acqua. Ma come fanno? Continuiamo il giretto. Bello, molto rilassante come giretto. Da che da sta parte senza traffico non ci sono mai stato. È pure affascinante il fatto che non si veda la fine, eh? Va a un mare. Ullala, qualcuno che vuole rovinare la festa. Che noia. Da sopra Mancesine, prossima domanda. Quali sono i contenuti che più vi piacciono? Io, da parte mia, vi dirò per quale motivo li faccio. Io faccio video perché mi piace montare video, perché mi piace avere testimonianze di quello che sto facendo e perché mi piace condividere. Spero in futuro di portarvi dei contenuti maggiori, ma come sappiamo, per far quello ci vuole tempo e denaro. Sto lavorando per avere sia l'uno che l'altro. Nel frattempo voi, se volete, potete iscrivervi, mettere un mi piace e quelle cosette lì. Sperando sempre di portarvi un po' di allegria e un po' di spensieratezza, 10 minuti di spensieratezza ogni tanto, così. Oh, comunque ci voleva proprio un giretto così, tranquillo, tranquillo. Quest'anno purtroppo non ho potuto girare tanto in inverno perché mi sono rotto una costola, ovviamente non in moto, pattinando semplicemente ho preso la balaustra a bomba e mi sono rotto una costola. Che tra l'altro a 45 anni è l'unico mio osso che mi sia rotto, eppure dei botti non fatti veramente veramente tanti. Un'isoletta, ci devo andare in canoa allora. Urca che bello, so perché, ma con questa foschia ti dà proprio il senso delle dimensioni e cavolo, bella storia. Da quasi dentro il lago di Garda, la prossima domanda che sarebbe: avete domande per me? Se sì, fatemele nei commenti, così potrò rispondervi magari con un video o semplicemente rispondendo al vostro commento. Facciamo un altro po' di strada, che il lago non è ancora finito. Che buon odore di caffè, peccato che non c'ho soldi. Non c'ho neanche un euro. Un euro a un euro! Solo da Lidl. Ragazzacci, per salutarvi vi porto qui nei parchi del Garda ancora chiusi. Noi per questo video ci salutiamo
e mi raccomando di rispondere alle domande che vi ho fatto nei commenti o su Instagram. Per il resto ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ehi, c'è ancora qualcuno? Siete ancora lì? Non vi siete accorti che non ho risposto alla domanda principale? Cioè, si può fare il giro del lago una domenica di marzo, anche uggiosa? La risposta è sì, si può fare abbastanza in tranquillità, però se volete scannare come i pazzi, il lago del Garda non è mai la strada giusta. Troppe macchine, ma almeno non ci sono le code che ci sono durante le bellissime giornate da maggio in poi. Ha provato per vedere il paesaggio? Per scannare? No. Ciao!